Il sindaco facente funzioni della città metropolitana, Carmelo Versace, ha consegnato i lavori di ammodernamento del plesso staccato dell'Istituto Rechichi di Polistena, alla presenza del sindaco del comune Michele Tripodi, della dirigente scolastica Francesca Maria Morabito, dei tecnici e dei funzionari di settore della città metropolitana, che hanno affidato il cantiere alla ditta che nell'arco di un anno avrà il compito di mettere in sicurezza e restituire il decoro all'antico edificio cittadino. L'importo dei lavori previsti dalla città metropolitana sfiora il milione di euro. I lavori prevedono l'adeguamento tecnico-funzionale del fabbricato e la conservazione del bene storico con la riduzione al minimo delle opere sulle facciate. Verranno demoliti e ripristinati i pavimenti, così come gli intonaci interni. Infine, al ribassamento del cartongesso seguiranno la sostituzione degli infissi esterni, la tinteggiatura interna e la risoluzione delle interferenze impiantistiche. Ci troviamo oggi presso l'Istituto Rechichi di Polistena, dove consegneremo a breve i lavori di un'importante opera di riqualificazione in sinergia con il Comune di Polistena, il sindaco Tripodi e la dirigente scolastica Morabito, un'importante opera infrastrutturale che prende oggi l'avvio con un impegno di spesa di circa 1 milione di euro, poco meno di 1 milione di euro, e con lavori che dovrebbero appunto essere fatti per circa 365 giorni di lavoro. Un'opera importante e strutturale che andrà di fatto a intervenire in maniera importante per quanto riguarda delle opere di riqualificazione che sono previste al suo interno. Non si interverrà nella parte esterna provando appunto a mantenere quella che è la storicità di questo istituto, ma si interverrà all'interno proprio con delle opere di riqualificazione che metteranno tutta una serie di servizi ulteriori che potranno essere usufruiti da parte della comunità di Polistena e non solo, proprio per rendere questo istituto completamente all'avanguardia. Questo lavoro nasce dalla sinergia del Comune di Polistena e della città metropolitana, ma nasce soprattutto, e permettetemi di ringraziare anche l'impegno del settore edilizia con il dirigente, l'architetto Mezzatesta, perché sono fondi questi che siamo riusciti a reperire grazie a un finanziamento importante del PNRR. Quindi con oggi diamo un'ulteriore risposta a questo territorio, un territorio che punta tantissimo sulla legalità, e quando si interviene su un istituto scolastico ovviamente per noi è molto ma molto importante. Quindi siamo fiduciosi e contenti oggi che possa prendere l'avvio questa importante opera infrastrutturale che vedrà alla luce appunto da qui a pochissimo tempo.